iniziamo a togliere spazio a quello che è l'economia del turismo e diamo spazio ad altri tipi di economia. Diamo casa alle persone, togliamo questi spazi, mettiamo i cittadini, le cittadine, i residenti, i futuri residenti, come possono essere gli studenti e le studentesse. Più case, meno turisti. Con questo slogan da Sala San Leonardo a Venezia, Assemblea Sociale per la Casa ha lanciato una mobilitazione in occasione del 25 aprile, giorno in cui entrerà in vigore il contributo d'accesso e per cui sono già state aperte le iscrizioni. L'Assemblea ha mostrato come ci sia un legame indiscindibile tra il contributo d'accesso e la residenzialità. Quel legame si chiama casa e rappresenta il lato oscuro, dicono, di una città che si basa su una monocultura turistica e che assiste a un'emorragia di residenti senza precedenti. È stato questo il fil rouge di comitati e associazioni che hanno avviato un percorso verso il presidio di aprile. Molti hanno anche invitato alla disobbedienza civile. Devo camminare per casa mia, per la mia città, e questi qua mi controllano. Cioè, quindi invito tutti quanti a rifiutare i controlli a questo punto. Altri hanno ricordato che la città così diventa a tutti gli effetti un parco divertimenti. In ogni caso, tutti concordano sul fatto che il contributo d'accesso non rispecchi i bisogni reali della città. Non è vero che stiamo perdendo tutto, non è vero che questa battaglia è persa e che questa città è persa, perché ne abbiamo vinte tante, ne continueremo a vincere, possiamo continuare a vincere. E quindi quello che vogliamo dire anche oggi è che quello che sta accadendo con questo ticket ci vedrà in prima linea, perché la realtà di resistenza e di ricchezza che portiamo avanti come comitati, come associazioni, come singoli cittadini e cittadine, ci dice anche che appunto la nostra lotta non è per un no. Noi non siamo contrari al ticket per la contrarietà e basta, siamo contrari al ticket per dire anche che le proposte, le soluzioni ci sono.